Disponibilità dell'assessore al personale Felice Edierna a prendere in considerazione la richiesta della CISL di prorogare i contratti dei precari del Comune sino al 31 dicembre del 2018, istanza avvalorata anche dalla circolare dell'assessorato alle autonomie locali della Regione numero 4 del 1 marzo del 2017. E quanto è emerso nel corso dell'incontro, chiesto e ottenuto dal coordinatore provinciale autonomie locali della CISL, Gianfranco Di Maria, che ha contestato la decisione dell'amministrazione comunale di prorogare i contratti solo sino al 30 aprile del 2017, incontro al quale hanno partecipato anche le altre sigle sindacali. E dobbiamo dire che con soddisfazione abbiamo incassato questa disponibilità e anche una mezza promessa, nel senso che l'amministrazione provvederà a fare questa delibera. Dobbiamo anche sottolineare che mi è piaciuto il metodo che l'assessore ha voluto utilizzare, nel senso che seppure è stata una sigla sindacale a fare questa richiesta, la CISL nella fattispecie, ma ha inteso invitare tutto il tavolo, e questa è una cosa che apprezziamo moltissimo. Però insieme a questo apprezzamento devo dire che mi è sorto un dubbio, un'incertezza, perché nel corso della discussione quasi si è sollevata l'idea di dover andare alla Regione siciliana per verificare se quando scritto nella circolare, quindi anche nella legge, poi avesse una pratica attuazione. Ecco, questo mi preoccupa e mi intimorisce in un certo senso, perché se non possiamo più avere fiducia in quanto scritto in quello che viene normato e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, questo, ecco, mi lascia perplesso. Può anche essere una mia intuizione sbagliata, però devo dire che abbiamo concluso la riunione con una precisazione: se non si dovesse provvedere alla proroga dei contratti entro i prossimi 15 giorni, noi, quindi per i primi giorni di aprile, provvederemo a fare delle manifestazioni, a indire un sit-in, un'assemblea, e non escludo finanche qualche atto eclatante, quello di proporre ai miei colleghi precari del comune di Caltanissetta di andare dietro la vara del municipio di Caltanissetta con un segno distintivo, che non, chiaramente non saranno le bandiere, ma una fascia a lutto.